Buongiorno a tutti quanti. Oggi, come potete vedere, è mattina presto. Non è vero, non è presto. Sono le 10, ma adesso vi spiego perché mi sono svegliata così tardi e sto andando a far colazione. In realtà non penso mangerò tantissimo perché altrimenti poi a pranzo chi mangia. Ma comunque adesso vi spiego perché mi sono svegliata così tardi. Allora, oggi è giovedì. Praticamente sono da inizio settimana, quindi da lunedì, che non dormo. O meglio, dormo tipo 2-3 ore a notte perché ho la tosse, ho mal di gola. Non so se ve l'avevo già accennato, probabilmente sì, perché è una cosa che mi distrugge e mi logora proprio dentro. E quindi, col fatto che appunto mi prendono questi attacchi di tosse secca, che praticamente ti senti la gola in fiamme, devi assolutamente tossire, devi fare qualcosa. Ecco, quindi mi sveglio così nel cuore della notte e poi non riesco più a dormire. A volte mi riaddormento, a volte no. Oggi fortunatamente sono riuscita a riaddormentarmi. Mi sono ficcata una caramellina al propoli in bocca e sono andata a dormire. E quindi comunque sia, devo fare colazione. Ah, tra l'altro, per chi se lo stesse chiedendo per la tosse, sto prendendo l'antibiotico e lo sciroppo. L'antibiotico perché avevo una tonsilla infiammata e lo sciroppo perché sì, che schifo. Io odio le cose dolci, quindi lo sciroppo. Proprio per chi stessi chiedendo che cos'è questa rosa, no, non ho uno spasimante, no, non mi sono fidanzata. Ma ieri è stato l'anniversario dei miei genitori che hanno festeggiato, cioè molto tra virgolette, perché a cena c'ero anch'io. Comunque hanno festeggiato 21 anni di matrimonio. Quindi mio padre gli ha portato questa rosa. E mia madre, naturalmente, da brava mogliettina, come poteva non mettere il fiore dentro una bottiglia di birra? Tra l'altro, non vedrete Giorgia, cioè se girerò vlog in queste 2 settimane, non vedrete di mia sorella Giorgia, appunto, perché ieri è partita per Londra e è praticamente andata in un college di 2 settimane, beata lei, e quindi insomma sostanzialmente non la vedrete per appunto 2 settimane. Poi penso mi andrò a vedere un film su Sky perché oggi non ho particolari programmi, in realtà vedremo strada facendo. Allora, ho trovato questo film che si chiama A casa con i suoi e non lo so, non dura tantissimo, quindi meglio. Voglio vedere, è con Sarah Jessica Parker e un altro attore famoso, insomma, magari diventerà il mio film preferito? No, non credo. Sapete tutti che il mio film preferito è Avatar, quindi questo proprio magari non c'entrerà nulla. Ah, ma non vi ho fatto vedere le unghiette nuove. Eccole qui, le ho fatte effetto baby boomer, che è questo sfumato, e qui ci ho fatto disegnare questo tipo mandala e ho cambiato forma naturalmente perché non sono mai soddisfatto. Raga, che carino! Abbiamo, perché poi si è aggiunta anche mia madre, appena finito di vedere il film, ve lo straconsiglio, è davvero troppo carino. Tipo, la fine è super simpatica, la classica commedia americana che io tipo vivrei soltanto di quelle. Adesso devo preparare le ciotoline e i topini per colazione. Vedete, ho tirato fuori le cose dal frigo prima e adesso prendo la ciotolina. Comunque, ripeto, il film è molto carino, si chiama A casa con i suoi. Allora, mi sto cucinando peperoni. Praticamente li ho cotti con la cipolla e uno spicchio d'aglio, ma ho tolto lo spicchio d'aglio, li lascio coperti, ho spento il fuoco e tutto, l'ho spento, sì. E poi sto aspettando che si scongelino queste, così mi faccio il pollo con i peperoni. Yeah. Oh minchia, ma non è acceso il condizionatore, fa caldo. Voi quanto lo mettete il condizionatore? Anzi, metto il deumificatore a 26 o 25, dipende. Allora, solita postazione da bagno perché praticamente io l'altro ieri mi sono lavata i capelli, ho fatto le treccine e fino a qua voi dite ok, non ci importa nulla, no? Ebbene, però cosa voglio fare? Perché praticamente da quando li ho lavati ho fatto le treccine e non li ho più sciolti. Quindi sono tipo 3 giorni con le treccine. E adesso voglio fare la reaction allo scioglimento. Quindi sono qui in bagno perché vabbè, più che altro non perché mi danno fastidio o cose, ma perché vedete si sono rovinati dormendo, c'è tutto, sono usciti tutti i pelettini. Non so se li rifarò o li lascerò sciolti. Comunque voglio vedere come sono venuti. Già si può intravedere. Poi io ho i capelli ricci di mio, quindi capirai. Sono molto preoccupata perché sembrerò tipo un barboncino. Ah, però hanno stile, raga. Se fossero lunghissimi sarebbero, vabbè, naturalmente molto più carini. Però dai, in più sono profumati. Perché sono stati legati 3 giorni dopo averli lavati, quindi capirai. Eccoci, Ilaria Barboncino è qui con voi, ragazzi. Non so dietro come sono. Che dite? Cioè, questa riga in mezzo magari anche no. Un po' più smossi. Dai, non sono malissimo. A smuoverli un po' così, secondo me, sono carini. Anche se ci mettete un mollettino.
bruttino. E volevo anche dirvi un'altra cosa. Volevo chiedere se qualcuno di voi ha mai visto la serie TV Il Trono di Spade, perché sono troppo interessata a iniziarla, però non so bene, ecco, perché mi piace un sacco lo stile, insomma, fantasy e tutte queste cose. Però più o meno, ecco, non mi sono ancora informata sull'argomento, insomma, di cosa tratta, eccetera. Anche gli attori che ci sono, insomma, sono bravi e tutto, quindi sono molto molto interessata a iniziarla, però visto che mi fido tantissimo del vostro giudizio, dei vostri pareri, tanto io continuo con i capelli, volevo appunto chiedere se qualcuno di voi l'avesse vista, come vi sembra, insomma, se vi piace, se la guardate penso vi piaccia, quindi insomma ditemi un pochino perché sono molto 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 curiosa. Tra l'altro volevo anche farvi vedere la mia camicetta da notte, che è quella che vi ho fatto vedere nel video al dei saldi, Mojito Baby. Tra l'altro domani devo andare a finire di colorare le principesse sul polpaccio, vedete la parte avanti è fatta. Ok raga, sono tipo troppo felice. Allora, ho appena finito di mangiare, ma mi è arrivato un pacchetto e potrei seriamente piangere, perché allora stavo guardando qualche giorno fa dei video di Deborah Fulli e Cleo, vabbè, insomma Cleo Thompson, penso le conosciate. Praticamente ho riscoperto, perché io già li conoscevo, però ho riscoperto questa ossessione per i Funko Pop. Che per chi non sapesse cosa sono tipo delle mini statuette di varie cose, serie TV, della Disney, della Marvel, di qualsiasi cosa, vi giuro. Ecco un messaggio. Adesso vi spiego di cosa. Quindi mi sono messa a cercarli su Amazon e ne ho trovati tantissimi. Ne ho comprati tantissimi, tipo una decina. E oggi mi è arrivato il primo dei Funko Pop, che naturalmente non poteva non essere a tema Harry Potter, sapete quanto sono ossessionata. Quindi allora, vi faccio vedere. Questi sono i Funko Pop e da da da. Guardate la prima, è lei ragazzi, Bellatrix. Oggi abbiamo anche i capelli in comune. Io adoro Bellatrix, non farà parte dei buoni, ma chi se ne frega. Cioè, è troppo bella, cioè vi giuro, l'ho tirata fuori dalla scatola. Per ora la tengo dentro e sono rimasta tipo, perché non sono, cioè non sono giocattoli, capito? Sono proprio da collezione e sono bellissimi. E in più vi dico anche quali altri ho preso. Il messaggio che avete sentito prima era del pagamento, perché praticamente prima a pranzo mi sono messa a comprarne altri, perché su Amazon alcuni che volevo prendere non c'erano, invece li hanno rimessi, quindi ero tipo, devo per forza prenderli. Allora vi dico subito, ho preso Voldemort, che mi deve arrivare a breve, perché Bellatrix e Voldemort le avevo prese insieme un po' di tempo fa. La sirenetta, quella con la coda normale, adesso cercherò di trovare le immagini, così ve le faccio vedere, eccola qua, guardate che carina. La sirenetta è l'unica che ho preso su eBay, gli altri tutti su Amazon che costano di meno, ve li consiglio. E poi ho preso la sirenetta, però in versione vestito normale, non so bene come dirvelo, insomma, vedete fatta in questo modo qua. Poi ho preso Harley Quinn versione Suicide Squad e ho visto, sì, ho visto, ho preso La Bella e la Bestia, poi adesso ve li faccio vedere. La Regina Cattiva, ho preso Wonder Woman, regà, Wonder Woman, troppo bella. Pocahontas, Mulan, Dobby, sempre di Harry Potter, e Maleficent, vi faccio vedere. Maleficent, Dobby, Mulan, Pocahontas, Wonder Woman, penso sono morta quando l'ho vista. Poi abbiamo La Regina Cattiva, Ariel, quella che vi faccio vedere prima, non si mette a fuoco, ok. Belle e Harley Quinn. Quindi non vedo l'ora, mi arrivino tutti, li metterò lì sulla mensolina, li metto tutti carini. Comprarne uno non è tanto la spesa, perché uno ne viene a costare tipo dai 10 ai 15 euro. Poi ci sono naturalmente delle edizioni limitate, le edizioni particolari tipo metalliche, glitterate, che si illuminano al buio. È un mondo, però per ora ecco tipo il massimo che ho speso per un Funko Pop sono 18 euro, che mi pare sia quella lì di Wonder Woman. E quindi niente, sono troppo felice, adesso ve l'apro e ve la faccio vedere. Cioè ditemi se non è tipo la cosa più carina che abbiate visto in vita vostra, guardatela. I cappellini, c'è cioè il vestitino, le scarpe. C'è anche i dettagli degli anelli, le cose. Poi ecco, io che sono tipo ossessionata da Serpeverde, Voldemort, Mangiamorte e quant'altro, penso che questo mi possa rendere felicissima. Raga, credo ci sia un problema. Mi sono messa su Amazon praticamente a vedere tutti i Funko Pop che mi potessero interessare. Sono arrivata a 653,20 euro. Una robetta. Naturalmente queste cose verranno comprate molto lentamente e non tutte. Ho messo proprio giù
giusto quelli che mi piacevano. Ho trovato anche questi, gli Hunger Games, delle mostrai, cioè ho messo proprio cose molto che mi piacevano. Poi naturalmente sarà fatta una super cernita. Qui abbiamo Hagrid, Biancaneve, questa di Game of Thrones, poi questi Once Upon a Time che io non sapevo esistessero, sono tipo felicissima. Poi ci sta questo di Zootropolis che è un bradipo, sapete che è il mio animale preferito, insomma, cioè ce ne sono un bordello di cose, Pirati dei Caraibi della Marvel, Guardiani della Galassia, X-Men, questo di American Horror Story che potrei morire, tutte le Sailor e Alice attraverso lo specchio, bla 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 bla. Sono tantissimi e io vabbè mi conosco, quando mi prendo un'ossessione è la fine. Io adesso ho cominciato, poi piano 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 piano. Comunque adesso vado a mangiarmi un gelato, qualcosa, perché ho un certo languorinus. E tra l'altro volevo dirvi, perché mi viene richiesto molto spesso, come sta andando dopo l'operazione e tutto quanto. Per chi non sapesse cosa ho fatto, eccetera, vi cerco di rimandarvi al video dove ve lo spiego. Però insomma, vi ho già detto che per ora non mi va di fare proprio un video apposito, però vabbè, ogni tanto qualcosina ve la dico. E quindi volevo appunto dirvi questa verità sul mio peso, perché moltissimi mi avete detto: oddio Ila, ma per fare questa operazione dovevi pesare tantissimo. La fanno persone comunque grosse che superano un certo tot di peso, e quindi insomma vi dico, non vi dirò il peso che avevo prima, però vi posso dire che era un peso abbastanza consistente, non da essere a livelli gravi di obesità e cose eccetera, però comunque era una cosa che, dato il problema che ho al fegato, steatosi, iperinsulinismo eccetera, era l'unico modo che praticamente avevo, cioè sostanzialmente questo è. Poi voi potete dire quello che vi pare, ma questo è. E carino il rotolo di carta igienica, sto raffreddore. E quindi adesso io, contate che adesso io ho perso 35 kg da quando mi sono operata, cioè a gennaio, inizio gennaio. E quindi insomma, così abbiamo chiarito anche questo discorso, visto che mi fate sotto ogni post, ogni video mi richiedete questa cosa. Poi moltissime, vabbè, naturalmente avete notato, perché insomma dai video, dalla faccia, da tutto si vede. Quindi ci tenevo a mettere un attimo in chiaro. Però ecco, non vi dirò il mio peso iniziale, magari quando sarò arrivata al peso a cui devo arrivare, perché naturalmente ancora mi manca qualcosa da perdere. Magari a fine anno vi farò il video e lì vi dirò tutto bene. Però per adesso ecco, non me la sento proprio di mio, non è per non dirvelo, ma proprio perché io non me la sento. Comunque adesso andiamo a prendere il gelato. Oggi vlog casalingo proprio. No vabbè, di solito comunque se faccio un vlog cerco almeno di riprendervi qualcosa quando sto fuori e tutto, ma oggi non sono proprio uscita, cioè, perché a parte che sto rincoglionita fracica, voi direte: ok, se non esci peggio ti rincoglionisci, e avete ragione, però non riesco proprio. Mia madre è andata in palestra, mi ha detto: vuoi venire anche tu in palestra? Thank you, but now! Al posto della palestra ci mangiamo un gelatino. Tra l'altro, prossima settimana state allerta, cioè ve lo dico proprio, state allerta, perché rullo di tamburi, vado a prendere la macchina, la mia prima macchina nuova finalmente, perché è arrivata tutto quanto. Quindi settimana prossima vado a prenderla, non vi dico il giorno preciso perché così state ben allerta, sarà una super sorpresa sia per me sia per voi, perché io ancora comunque devo guidarla, devo entrarci, devo renderla mia col mio volante rosa, che tra l'altro ho staccato dall'altra macchina perché anche mia nonna ha comprato una macchina nuova. Quindi questo per ora è senza parte, cioè praticamente sembra una cosa bruttissima, ma in realtà poi spero di riuscirlo a mettere anche appunto sulla macchina. E quindi anche questo, cioè questo vlog sarà stato un vlog chiacchiericcio, così casalingo, ma vi ho detto un sacco di cose secondo me super importanti che mi sono successe, mi succederanno, e collezione, la macchina, peso e cose. Sarà un vlog che riguarderò anch'io magari tra qualche anno e dirò: cacchio, che vita spericolata. Scherzo, naturalmente. Naturalmente quando non sai cosa fare, che fai? Non fai una live su Instagram. Che disastro, ragazzi. Praticamente mi ero ripreso prima che stavo facendo la live, poi sono scesa, mi sono andata a preparare le verdure e praticamente mi sono scordata la macchinetta e tutto, quindi non vi ho fatto vedere la cena. Comunque, molto semplicemente ho mangiato il prosciutto crudo e appunto le zucchine. Adesso mi sto guardando qualche video su YouTube, perché sì, sono stata a casa tutto il giorno, ma anche se non, magari non sembra, anche dal vlog ho fatto un sacco di cose. Io ogni volta che sto a casa e so che ci posso stare tutto il giorno, cerco sempre di ottimizzare
ottimizzare il tempo il più possibile. E quindi, anche se magari a voi sembra che io non abbia fatto nulla, in realtà ho fatto un sacco di cose. E quindi adesso mi trovo a recuperare i video. E volevo anche finire il vlog, visto che comunque ho parlato parecchio oggi, vi ho detto un sacco di cose. Comunque penso durerà abbastanza questo video qui. Quindi domani mi metto già ad editarlo, così poi lo potete vedere il più presto possibile. Spero questo weekend. Spero questo vlog, anche se comunque chiacchiericcio, insomma casalingo, come vogliate definirlo, vi sia piaciuto lo stesso. Vi mando un bacio immenso e ci vediamo al prossimo vlog, che sarà il vlog della macchinina. Quindi mi raccomando, rimaniamo sintonizzati.